Oggi siamo il primo dicembre 2023 e a gentile richiesta ritorna sul mio canale il potente degustatore trash, colui che degusta di tutto: le Monster, le Red Bull, l'acqua del rubinetto, i panini, ovvero gli hamburger del McDonald's, e persino i vomiti verdi. E oggi proprio di McDonald's si sta parlando, perché andrà a degustare un hamburger del McDonald's. Come sempre, tempestate di like questo video, e mi raccomando, il like si mette in maniera segomante, perché il vero like si dimostra in questo modo. Tutti i miei link in descrizione come sempre. Iscrivetevi a questo canale YouTube se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina. Il mio Instagram ve lo impiallo possentemente nel vostro apparato rettale qua sotto, venitemi tutti a stalkerare anche su Instagram. E andiamo a visionare questo bellissimo, anche se pur trash e cringiosissimo video. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video oggi. Vai che stavolta oltre a dire oggi ha detto anche ragazzi. Tempo fa disse buongiorno. È stata una cosa veramente... è come bestemmiare se mi dice buongiorno. Deve dire oggi, come sempre, perché è giusto così. Oggi? Sempre oggi, mi raccomando, non ti smentire mai. Oggi è ancora e sempre oggi. Attenzione, oggi è un video molto particolare, allora... 60 minutes! Allora... 200 km! Oggi? Un'altra volta, basta, dai, dai, vai avanti, dai, sempre sto oggi che rompe le palle! Non ci sarà una potente bevuta, insomma, una potente degustazione, ma proveremo, come ti ho detto al titolo, un panino che non mangio da molti anni. Ora lo vedrete ora. Chissà che panino sarà, un panino enorme, gustosissimo, soprattutto conditissimo. Sarà qualcosa di veramente epico e eccezionale, me lo immagino, me lo immagino. Voilà, vede, vede. Allora... partiamo subito con dire cos'è. Allora, è un... un panino! L'hai già detto, un panino! Un hamburger, per esattezza! È un hamburgo. È un hamburger. E... no, non l'ho preso perché sono andato al verde con col gas. No. È veramente una roba incredibile. Allora, praticamente... no, non l'ha preso perché gli è finita la bombola del gas. No, 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 non l'ha preso perché lo voleva prendere. Non perché non poteva cucinare, visto che non ha più la bombola del gas. Ci tiene a sottolinearla sta cosa. Ma così si è sgamato. Cioè, si è tradito lui stesso così. Vi racconto sta storiella. Io, da piccolo, prendevo quasi... beh, ovviamente, da piccoli si prende quasi sempre l'Happy Meal. L'Happy Meal, prendevo hamburger, ho iniziato a prendere... cioè, praticamente ci sta raccontando la storia della sua vita. Cioè, che non frega un cazzo a nessuno, fondamentalmente. Però, vabbè, se questo serve a contestualizzare il panino che si sta andando a mangiare, ci può anche stare. Anche se non credo, perché non credo, veramente. Secondo me non c'entra proprio un cazzo. Cioè, va completamente fuori tema, fuori strada. Il cheeseburger, no? Ho iniziato ad andare a scalini di buonezza di panino. E poi ho smesso di prendere l'Happy Meal a 10 anni circa. Sta deragliando il ragazzo, eh. Ha deragliato già da tanto tempo. Cioè, lo dico sempre, già l'abbiamo perso. Ma da mo' che l'abbiamo perso. Ho iniziato con i menù e poi mi sono ridotto a prendere i panini grossi, golosi e lunghi. Allora... quanto fa cagare quel panino? Cioè, è quello da 1,30€! Che a oggi costa 1,30€, ma prima costava 1€. Minchia, alla faccia del panino grosso, gustoso e conditissimo! Si è preso proprio la base! Panino, cetriolo e hamburger! Stop, stop, non c'è più niente là dentro! Questo, quindi, è stato il mio primo panino del McDonald's. Allora, vediamo un po' come, da come strutturato, allora... c'è solo l'aria là dentro! Questa è la base. Sale e cipolla in un modo incredibile. Ma questo è il pan. Madonna che tristezza, ragazzi. Ma che cazzo. Ma vabbè, andiamo avanti. Sono curioso di vedere dove va a parare. Poi sopra c'è la fettina di carne. Raga, che meraviglia. Raga, quella fettina di carne che sarebbe poi l'hamburger, no? Sembra carta, cioè è talmente sottile che sembra un foglio di carta circolare. Poi l'immancabile cetriolino attaccato al pane. No, 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 ma che cazzo? Ma...
questa non la voglio commentare, eh. Ma quanto è triste quel panino! Potevi prenderti qualcos'altro, magari un panino più grosso, un Crispy McBack, che cazzo ne so, qualcosa di più grosso, cioè, ma tanto vale che ti facevi un panino con la mortadella, non lo so, un panino col salame, tu stesso. Cioè, sarebbe stato meglio, eh. Guarda, è rimasto proprio un timbro, ma... Ploffete al 100, mi raccomando. E poi il ketchup e la mostarda o la senape, non so bene cosa sia. E voilà, e l'ultima fetta di pane. Così è formato questo panino. Chiamiamolo panino, eh. Chiamiamolo panino. Panino è un complimento. Cioè, quella roba tutto è tranne che un panino, secondo me. È piccolo, vuoto, sottile e mal ridotto. Non lo so, se c'è seduto un elefante su quel panino, è successo qualcosa di grave a quel panino, eh. Tra l'altro ho appena creato un nuovo format, così unboxerò i panini nei prossimi giorni. Allora... No, 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 lascia perdere, fidati, lascia perdere. Che se tutti i panini che unboxi sono così, è grave la cosa. Io... vi assicuro, vi dico, insomma, vi avverto che non lo mangio da molti anni. E chissà come mai non lo mangia da molti anni. Quindi l'ammirazione potrebbe essere veramente, veramente. Allora, direi di iniziare da qua. Questo mi sembra il lato un po' più fatto male. No, in realtà è quello più che sì. Ma che sta dicendo? Vabbè, è inutile decifrarlo. Questa è una lingua aliena, quindi non si può decifrare, capito? Allora... non c'è bisogno di un tovagliolo. Io elogio sempre i panini del McDonald's perché hanno questa roba che tu puoi appiattire come la... Scherzo. Beh, praticamente... Non ho capito un cazzo! Vai avanti, per cortesia, vai avanti! Lo puoi usare come tovagliolino, è molto utile. Si vede che gli piace, che lo degusta ben bene. Wow. Come la mostra dell'altro video, del mio video precedente, ha suscitato molti ricordi questo panino. Ricordi di asfalto, di copertoni di camion e sapore di erba. Veramente, veramente. Di un altro morso per assicurarmi di quello che sto per dirvi. Sta godendo, raga. Guardate, è in estasi. Si vede dalla faccia. Oddio, ha sempre quella faccia. Quindi non si capisce se ride, scherza, parla, piange. Non so. Vabbè, comunque, quella è la faccia, ok? L'uomo dal volto aquilino. Ah. Wow. Allora, voi starete ovviamente dicendo: ah, ma quello è un hamburger. Cosa c'è di tanto speciale? E infatti è quello che mi chiedo anche io. Allora, questo... il panino della mia infanzia, io mi prendevo sempre questo Hamburgo Burgo. Stop, 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 ferma un attimo. Raga, primo hashtag per questo video, hashtag Hamburgo Burgo. Quindi scrivetemi tutti nei commenti, mi raccomando, hashtag Hamburgo Burgo. Che poi mi devi spiegare che minchia vuol dire, tu poi me lo spieghi però, sta roba, me la devi spiegare. Ma veramente, prima dei 9 anni, tipo. Poi, cioè no, prima degli 8, perché poi ho iniziato a prendere il cheeseburger, cioè addirittura il formaggino, per me era tanta roba. Eh sì, insomma, la mia infanzia è stato un continuo stupirmi di cose... un continuo stupirmi. Infatti è cresciuto stupito. Cioè, vedete, è stupito dalla mattina fino alla sera. È perennemente stupito. Wow. Mi ricordo di quando... mia sorella non... cioè, quando io ho smesso, tipo a 12 anni, di proprio prendere le P-Meal, menù e sta roba qua, mia sorella mi dava il cetriolino, me lo infilava dentro la cavità orale. Sua sorella gli dava il cetriolino, glielo infilava, right? E noi sappiamo che il cetriolo è, diciamo... ora sta parlando ovviamente del cetriolo, quello lì che c'è dentro il panino, non pensate male, eh. Quindi sua sorella gli dava il cetriolino del panino, glielo infilava in bocca in questo caso. Cioè glielo dava nella bocca. Andiamo avanti per cortesia, ma cioè, perché deve sfociare in queste cose soft porn? Io non lo capisco. Vai avanti per cortesia, non fare allusioni. E io
ne approvavo la presenza. Cioè lui ne approvava la presenza nella cavità orale, avete capito? Ma che cazzo dici? Wow, ma perché il citronino è più buono qua che in altri panini? L'altro ieri ho preso un panino che aveva il citronino che sapeva di toro. Che il cetriolino sapeva di toro? Questa mia è nuova. Questa è una scoperta sconvolgente, raga. I cetriolini sanno di toro. Quindi si presume che lui abbia assaggiato la carne di toro. A parte la Red Bull, quella non conta. Veramente, veramente. State attenti. Se avete il cetriolino, prendete questo. Costa poco e ho il cetriolino buono. Wow. Questo è semplicità, signore. Semplicità? No, quella non è semplicità, quella è mangiarsi l'aria. In tre strati, tra cui uno più sottile, però il cetriolino si schiaccia. Poi vi dico. Non l'ho ordinato. 5 ore fa sono andato a prenderlo e me lo sono dimenticato nello zaino. Ecco perché la scatola è ridotta così. Ah, ecco perché faceva schifo al cazzo. Cioè, se l'hai dimenticato 5 ore dentro lo zaino. Avevo ragione io che quel panino aveva subito qualcosa di brutto. È bagnato adesso. E il McDonald's era vuoto, no? Arrivo io così con lo zaino che pesa 30,2 kg. E gli hanno detto: che cazzo ci fai tu qua? C'hai capito? Lui era l'unico in tutto il McDonald's. Entro, ordino il paio perché erano tablettini. Cioè, quindi immagina un tablet enorme costato 320 euro per ordinare un hamburger da 1,30 euro. Così, poffete, ho preso lo scontrino, sono andato. Salve, buongiorno. La tizia non ha neanche detto il prezzo perché ero sconvolto, insomma, da quello. L'ho preso. Certo, perché giustamente in tutto quel tabellone gli vai a ordinare 1,50 euro di panino. La tizia dice: ma scusami, ma non è meglio che te lo fai tu? Te ne vai dal salumiere, ti fai un panino col salame. Ti costa uguale, ma mangi di più, no? Sì. E poi il tizio ha detto: un hamburger, la persona impacchettato, ma vi rendete conto voi? Mi ha venduto conto voi. Mi è fatto una roba. La cipolla. Ora non si vede, però questa è cipolla, no? Ci sono i granelli di cipolla che danno veramente un sapore. Veramente, veramente. Perché ci deve stare 20 anni per mangiarsi un panino così? Cioè, perché? Io in due morsi l'avevo già mangiato. Raga, c'è un video dove io me ne mangio 10 di questi. 10. E ci sto meno io a mangiarmene 10 o 12 che lui a mangiarsene uno. Qual è il vostro pane preferito? Il vostro pane quotidiano. Volevo salvarla, non ci sono riuscito. Ah. Wow. Come chiamo sto video? Ci sto pensando, è dall'inizio del video che... Puoi chiamarlo così questo video, come perdere tempo mentre mi mangio l'aria. Cerco di aprire che nome è... Potente degustazione di hamburger. Potente degustazione di aria, chiamalo così che è meglio. Che tristezza. E creo un'altra playlist, signori, perché non guardate mai le mie playlist? Le mie playlist sono fatte benissimo. Sono un video potente bevuta, sono proprio tutti i video in cui bevo e degusto. E altri video molto interessanti, tra cui quello di Crash Royale che è fatto tipo 2 mesi fa. Vabbè, frega cazzi, vai avanti, dai che sta finendo, meno male. Wow. Dico una roba, con la Monster... Io ho avuto più razione, più sentimento. Ma grazie al cazzo ti stai mangiando l'aria adesso! Cioè, questa non si può definire nemmeno una potente degustazione! Cioè, almeno nella Monster bevi, succhi! Qua non fai niente, cioè, mangi l'aria! Cioè, 20 minuti di video per mangiarsi un panino che è un buco di cuccia, per farvi capire, va!
perché semplicemente con la Monster avevo ricordi tipo un anno, 2 anni fa, no? E con questo panino invece ho ricordi quando avevo la metà dei miei anni. Pazzesco. Cioè, veramente. Bene, questo me lo finisco da solo. Se l'è mangiato, manco c'è riuscito a mangiarselo. Questa è la potente degustazione. Ma porca. E ok, un prossimo video che sarà una potente bevuta. Mi sono attrezzato con le potenti bevute. Attenti che usciranno molti video. Che se la potente bevuta è come la potente degustazione dell'hamburger, ci sarà da ridere. Ma veramente, proprio sarà una cosa epica, fantastica. Che gioia raga, che gioia. Si vede che sono felice, no? Sì. Ragazzi, è finito il video. Ok. Ciao Mauri. Chi minchia è Mauri, poi ce lo spieghi. Comunque, finalmente è finita. Grande! Grandissimo. 8 minuti per mangiarsi un panino è veramente un record. Ha superato il record della stronzata.